Ciao, sono Daniele da San Mater e benvenuti ad una nuova Traino to Laugh Challenge. Episodio 66. Chiamiamo il diavolo? No, manca un 6. Devo riconoscere che nelle ultime puntate è stato piuttosto semplice resistere ai vostri video. Vi state arrendendo o siete semplicemente dei cacasotto? Dimostratemi di essere in possesso del video che riuscirà a farmi cadere e per farlo vi basterà segnalarmelo sul mio subreddit che troverete nella descrizione di questo video, perché se io rido, tu vinci! E ricevi in regalo una maglietta California personalizzata. Ma ora è giunto il momento di concentrarci in questa puntata e vedere che cosa avete combinato. Quindi lascia un like a questo video e partiamo. The Handler Ross 89. Ciao Dani, ti ho conosciuto grazie alle Try Not to Laugh. Spero che questo video possa strapparti anche solo una piccola risatina interiore. Sei un grande. In bocca al lupo, amico mio. Come vi chiamate? Io sono Cassius e lui è Lenier. Quindi voi siete gay? Sì, sì. Vi rimane mai attaccata la cacca sulla punta del cazzo? I don't want to set the world. Che programma è questo? Che cos'è? I bambini di 65 anni non esistono. Ernesto. Partita! Proprio mi segno scialat! È proprio stata una bella partita, ma si è assaporata tutto. Bello. C'è una mia amica che vorrebbe conoscerti. L'amica. La balenottera azzurra. L'animale più grande del pianeta. È lunga quanto un'auto articolato. Ha un cuore delle dimensioni di un'auto e una lingua che pesa quanto un elefante. Però ha un cuore grande. Peter 333, troppo aspro per il bambino. Berries! Non più trai farfalloni amoroso, notte giorno di torno girano, delle belle turbando al riposo, ma ci sei tu a dolcino d'amore, delle belle turbando. Questo non me lo aspettavo minimamente. Stupendo. Io che mi annuso il sottopalla dopo 2 ore di storia, perché cambia odore in base alla materia. Menina muito bom. Cheirosinho. Sto cercando una cinta per ogni ragazza. Fantastica, la prendo. Un ottimo acquisto. Vaffanculo, mi si è rotto tre piedi, vaffanculo! Ma che cazzo è? Ma chi si fa? Non è colpa loro! Ma dove va? Meno male che è arrivato il genio a mettere a posto la situazione. Oh, sono a pranzo con i miei parenti e improvvisamente inizia a nevicare dal mio naso. Non è come pensate. Vi giuro sulla mia testa, era un pezzo di cuscino, perché sono andato a casa di un mio amico, ho giocato con un peluche e mi era rimasto qua. Certo, poi detto dal brasiliano. Fioraio, mi scusi, ma lei cosa diavolo ci fa qui se la sua intenzione era quella di comprare un tavolo? Io già strafatto alle 9 di mattina. Per fare un tavolo ci vuole il legno, per fare il legno ci vuole l'albero, per fare l'albero ci vuole il seme, per fare il seme ci vuole il frutto, per fare il frutto. Ci vuole un fiore, ci vuole un fiore, ci vuole.
seguendo questa logica, non è sbagliato. Queste cadute mi piacciono tantissimo. Oh, il ritorno di Ciccio. Camion dell'immondizia sbanda e fa cadere tutti i sacchi. Il barbone che passava di lì. Ebbene sì ragazzi, siamo arrivati qua, nel chest opening più grande d'Italia. 104.000 gemme da aprire insieme a voi. Sta cosa del chest opening è geniale. Sed Advantage 3786, video editato da me, spero ti piaccia. Speriamo tu non abbia fatto una cacata. Pov, la ragazza più fregna della classe si è appena lasciata e la senti dire: mi faccio il prossimo che mi capita davanti. Il ragazzo disabile a fianco. Si tromba! Poi anche la dissolvenza finale ci voleva proprio, Non ho parole. Poverina. Quando sei a casa di tua nonna con l'Alzheimer e si addormenta a bocca aperta. Che tentazione. Che schifo. Oddio, bisogna vedere com'è la nonna. Oh, hai appena finito di... Ma ti chiama la tua amica dicendo che si è appena lasciata. Il micidiale mostro rosa è riuscito ancora una volta a trasformarsi. Appare in forze anche se si è un po' rimpicciolito. Simpatichino. Cristo santo! Questo è un ritorno alle origini. Pov, vai per la prima volta a trans. Che te devo dire? Boh, nel complesso in bocca non è manco male, però 9,70 euro, cavolo. Vabbè che sta marcendo al Duomo, vabbè che posso fa un confronto dei prezzi, però boh, è appena sufficiente. Sei? Probabilmente la guarderei la serie Transessuali Criminali. This part of my life. This little part is called happiness. Poverini tutti quanti. E siamo giunti agli ultimi video di questa puntata. Delle tipe in pista da ballo vi hanno fatto l'occhiolino. Tu ed il tuo socio che non trombate da 6 mesi. Fa che questa sia l'ora in cui squagliamo le spade insieme. Simpatichino. Terzo ultimo video di questa puntata. Come on in if you guys...
Resisto anche alle compilation. Penultimo video, piccoli compilatori. Quando hai già fatto i biglietti per il Messico, quindi non ti rimane che continuare a fingere. Ma cazzo, ma... Ma anche la sindrome di Down! Sì! Sono felicissimo! Non chiudrai farfalloni amoroso, notte giorno di torno girano, delle belle turbando al riposo, ma ci sei tu a tuo cibo d'amore, delle belle turbando al riposo. Vi vieto di togliere le cose che dico in live dal loro contesto, ve lo vieto! E siamo giunti all'ultimo video di questa puntata. Vediamone ancora uno. God, look how smart I am. Ancora uno. Io che provo a rimanere addormentato mentre vado in bagno alle 4 del mattino. Direi di chiudere qui questa puntata. Bene ragazzi, spero che questo video vi abbia divertito. Ormai lo ripeto da due puntate, so che potete fare di meglio. Quindi segnalatemi i vostri video sul mio subreddit che trovate nella descrizione di questo video, perché io devo non ridere, ma voglio farlo. Come sempre vi invito a lasciare un like a questo video, iscrivervi al mio canale e noi ci vediamo venerdì prossimo. Ciao!